Uno dei capitoli della grammatica della fantasia è dedicato alle carte di Prop. In realtà, Prop non ha mai pensato in vita sua di fare delle carte. E allora, che cosa ci vuole dire Rodari in questo capitolo? Rodari, come al solito, prende spunto da qualcosa o qualcuno, in questo caso, che all'apparenza è molto lontano dal soggetto del titolo del capitolo. In questo caso Rodari parte da Leonardo. Leonardo da Vinci che a suo dire è uno dei primi che scompone in tanti fattori le sue macchine. Questo lo fa secondo Rodari appunto un po' per scoprire appunto di quante parti è fatta una macchina. Un po' per gioco, secondo Rodari, infatti, Leonardo potrebbe essere l'inventore di quelle macchine inutili che poi, per esempio, Bruno Munari progetterà e realizzerà negli anni 30. Perché Rodari parte dalla scomposizione in funzioni delle macchine di Leonardo? Perché vuole parlare di Prop. Prop, lo studioso sovietico che arriva in Italia nell'immediato dopoguerra attraverso alcuni studi che per la prima volta pongono la questione delle radici storiche, delle fiabe, soprattutto dei racconti di fate all'interno della riflessione culturale della cultura alta. E perché Prop è importante per Rodari? Perché Prop è anche autore di un testo fondamentale che si chiama Morfologia della fiaba. In questo testo Prop suggerisce di ricercare all'interno della struttura della fiaba tradizionale una struttura che ha una costante, che è fatta, che è pensata attraverso alcune figure chiave e alcune funzioni che servono proprio per costruire il racconto. Prop, ci dice Rodari, è colui che ha studiato la struttura delle fiabe facendoci vedere come le fiabe arrivano a noi per caduta dal mondo reale. Un tempo le fiabe erano racconti che si tramandavano all'interno della società per conservare delle tradizioni, e poi, mano a mano che queste tradizioni sono state abbandonate, si sono appunto trasformate in fiabe e leggende. Ora, che cosa c'è di interessante, diciamo, nel lavoro con i bambini, secondo Rodari, di quello che ci lascia Prop? Appunto, la questione delle funzioni. Cioè, Prop, nel suo studio Morfologia della fiaba, cioè la forma della fiaba, ci fa vedere come all'interno di ogni fiaba ci siano delle funzioni ricorrenti. Le funzioni, secondo appunto Prop, sono 31, ma in realtà, appunto, dice Rodari, quando si lavora con i bambini se ne possono trovare molte di meno. Comunque, appunto, normalmente una fiaba inizia con l'allontanamento dell'eroe dal luogo in cui si trova e attraverso l'incontro di tutta una serie di personaggi che appunto vengono descritti come funzioni della storia, normalmente si arriva fino all'ultimo passaggio, che è quello appunto delle nozze dell'eroe. Dice Rodari, la maggior parte delle storie appunto finiscono con un banchetto di nozze. Ora, che cosa suggerisce di fare Rodari nella grammatica della fantasia alle maestre e le insegnanti di Reggio Emilia? Sono andato a sentirlo, suggerisce di realizzare, così come era stato già fatto da alcuni insegnanti, delle carte, cioè un mazzo di carte sul quale disegnare le funzioni che Prop riconosce all'interno della morfologia della fiaba e usare queste carte per giocare con i bambini a inventare delle storie. Ovviamente l'ordine può essere assolutamente non prestabilito, le carte in quanto tali possono essere rimescolate e da una storia vecchia, direbbe Rodari, può nascere una storia nuova, per cui appunto, per esempio, il divieto può essere un divieto assurdo e le nozze possono avvenire all'inizio della fiaba e le funzioni della fiaba stessa possono essere rimescolate per suggerire ai bambini che non esiste nessun finale prestabilito, così come nelle fiabe, anche nelle loro vite.